Buongiorno, stamattina mi sono già preparata, così sono pronta a uscire. Sottofondo lavatrice. Tra l'altro guardate, mi sono sbagliata e c'è un calzino bianco. Cioè è proprio l'unico calzino bianco dove è venuto qui di fronte per farsi vedere ovviamente. Di sottofondo qua sentiamo i Cesaroni. Ormai lo tengo proprio come sottofondo per un po' di romanità in casa. Ora metto anche a posto qua. Ovviamente non potevo portarmi l'ombrello preparato dal sole. Come vi ricordate, sto andando allo studio dell'agenzia perché oggi devo andare, che sta vicino Gangnam ovviamente, quindi due giorni di fila a Gangnam. Prima di andare però passo al convenience store a prendere qualcosa da bere. Sono anche in orario, stranamente, perché di solito almeno 5 minuti di ritardo forse rifaccio. Tornata a casa, devo decidere cosa farmi per cena. Nel mentre vi racconto, perché poi appunto tra una cosa e un'altra non sono riuscita a registrare perché doveva venire con me e lì, tra l'altro cosa ho fatto? Qui mi sono appoggiata, mi è rimasto il segno. E doveva venire con me Eli, però ha fatto un po' tardi, ha avuto dei problemi e quindi vabbè, non c'è stato nessuno, mi ha potuto registrare robe. Tanto è una cosa che prenderà insomma più di una giornata. Questo era un primo incontro perché Will vuole farmi sfruttare questo mio talento sonoro, vuole provare a registrare delle cose, quindi vedremo. Io ve la dico così, ve la butto lì. Sicuramente è un'esperienza nuova, diversa. Ero molto in ansia perché ovviamente non è il mio campo. Cioè lo sapete che io adoro cantare, me la cavo. Però quando devo farlo, sapete, per divertimento, no? Quando vai al karaoke con gli amici, mi impegno perché ovviamente mi impegno. Però questa è una cosa totalmente differente. Comunque con un produttore vero. Tra l'altro il produttore con cui appunto mi ha fatto fare questa prova è un suo amico e ha lavorato anche per gli ex, cioè staremo a vedere, ripeto, male che va, sarà un'esperienza. Adesso io volevo provare a usare la cuociriso, però non ho voglia di riso, nonostante io abbia pranzato prestissimo, non ho ancora fatto merenda oggi, però non ho tanta fame e ho ancora gli spaghetti, ho ancora gli spaghetti dell'altro giorno da finire, quindi... Dai, magari mangiamo questi. E poi credo cuocerò qualche verdurina. Tipo questi funghi che se continuo a tenerli così aperti si faranno cattivi. Voglio provare a fare nella friggitrice d'aria. Oh, proviamo a fare nella friggitrice d'aria tipo un po' chips. Vedete che viene un po' tipo coccherellante. Ci sono tutte accartocciate, sono super crispy. Attenzione. Washable. Però se condite bene, capisco perché sono di pesce. Secondo me nella friggitrice d'aria, ora magari li provo, vengono meglio questi funghi qua, che non mi ricordo mai come cacchio si chiamano, i noki, una cosa del genere, che sono assolutamente i miei preferiti. Da Olive Young, se non sbaglio, li vendono, tipo nella bustina, quelli così scrocchiarelli. Buongiorno, stamattina mi sono svegliata e ho un freddo pazzesco. Infatti mi sono messa la felpina che mi ha lasciato Jenna. Jenna, if you're watching the video, this is your sweater. Tra l'altro della Stussy. Non riesco mai a capire come si pronuncia sta marca, qua in Corea ce l'hanno tutti. Ovviamente ho dovuto accedere all'aria condizionata e tutto ciò, non è che sono pazza. Però non lo so, ho quel brividino tipo, spero non mi stia venendo niente perché proprio... Questo weekend sono full, cioè letteralmente tra concerti e cose, che tra l'altro è uscito fuori anche ieri sera un altro biglietto. Però questa volta riesco ad andare con Ross, almeno. Ci facciamo un altro parterre insieme, quindi sono, vi giuro, cioè la mia mente, ripeto, sembra assurdo, ma... Non l'ho ancora processato, quindi sono ancora in quello stato un po'. Sì, andiamo, ma non nella realizzazione del tutto. Comunque, tra un po' devo uscire. In realtà è prestissimo perché sono le 8:30 di mattina. Quindi devo aspettare che apra praticamente tutto, perché qua lo sapete, le cose aprono tardissimo. Tipo il supermercato anche banalmente apre alle 10. Perché devo comprare uova. Mi ero detta che devo comprare qualcos'altro, ma non mi ricordo. Quindi vabbè, quando sarò lì, comunque principalmente le uova. Ieri sera sono andata a dormire, tipo alle 2, stamattina mi sono svegliata alle 6, ovviamente io, ripeto, poi non riesco a rimettermi a dormire, quindi ho fatto un po' di coccole con Ami. Eccolo qua, tutto con la panza, tutto col panzone. Dammi 5. Guarda, ora quando apro questa bocca con questi dentini, sembra una foca.
No fuoco. E poi ragazzi, io sto provando a usare questa benedetta cuociriso. Io non capisco perché. Allora, vi faccio vedere. Se l'apro c'è il vapore, perché vedete qua c'è la condensa ed è tipo un po' caldo dentro, però non si cuoce. Cioè, non capisco. E ho letto tutte le istruzioni, le ho tradotte. Non capisco che cacchio è sto tempo. Boh ragazzi, io non lo so, dovrò farmi aiutare, presumo, perché sennò qua non lo useremo mai. Tornata a casa, ragazzi, alla fine sono riuscita a far partire la cuociriso. Ci ho messo un po' troppa acqua, ma comunque vedete che si è cotto e poi lo tiene riscaldato. Il problema è che non capisco tutta sta questione timing, e praticamente io ho messo 2 ore e dopo 2 ore è partito tutto sto aggeggio. Se uno vuole fare istantaneo non si può fare. Comunque adesso sono quasi le 10, siamo tornati molto tardi, a me è molto stanco perché oggi ho incontrato anche un sacco di cagnolini. È vero Pulcino, io ho preso la metro, camminato, giocato con gli altri cagnolini, guarda, ha gli occhi appallissimo. Io appunto ho qua il riso, adesso vedo cosa mangiarci insieme. Poi avevo qua gli avanzi del pranzo. Prima però mi devo fare una doccia tipo assolutamente, se no non vivo oggi. Buongiorno, buongiorno. Oggi è una giornata preparativa prima del concerto di Yoonghi di domani. È già arrivato. Vi giuro non sono pronta. Comunque mi sono appena svegliata, quindi perdonerete, sono tutta gonfia. Mi sto facendo il mio latte col caffè, che poi Alessia mi prende sempre in giro perché non ha minimamente il colore del caffè. Diciamo non è una cosa che apprezzo. E devo assolutamente sistemare questi capelli e fare la tinta giusta oggi. Quindi abbiamo una bella giornatina. Non so a che ora riuscirò ad uscire, se magari appunto andare a editare da qualche parte. Perché è vera la cosa che dicono, che se stai in casa ti distrai, se stai fuori fai quello che devi fare. Ieri ho comprato la frutta, ragazzi. Dico ieri perché è tipo un lusso qua, quindi ho preso l'ananas, l'ho pagata tipo 9.000 won per 400 grammi d'ananas. E ho preso anche i mirtilli, che sono una delle mie cose preferite, questi li ho pagati tipo 8.000. E adesso mi ci faccio lo yogurtino. Come sempre prepariamo la pappa di Ami. Eccolo là, vediamo quanto mangerà. Che ieri quando siamo stati al caffè dei cani si è mangiato di tutto. Quindi ieri sera l'ho messo un attimino a stecchetta. Tinta sciacquata, e lo so che molti mi dicono: Ila, dovresti ritornare con i capelli più chiari, questo, questo, quell'altro. Ragazzi, purtroppo non mi interessa. Sono in questa mia era, quindi lasciatemela vivere. Quindi va bene, adesso poi troverò il coraggio e asciugherò anche i capelli. E nel mentre vi parlo che mi mangio la mia ananas. Mamma mia, quanto mi manca la frutta. Questa è buonissima. Io non sono mai stata una grande amante. Nulla, non lo so. Ho cominciato a mangiarla, tra l'altro adesso mi viene in mente l'altro anno che sono venuta qui in Corea. Sono un po' di giorni che su TikTok mi escono soltanto video motivazionali, o tipo chi legge le frasi dei libri, quelle tipo se non ti pensa allora non è quello giusto, nessuno ti racconta questa verità quando sei nei tuoi 20s e vedo i miei amici sposarsi, avere delle famiglie, mi sento bloccata, tutte quelle cose, no? E allora non so se mi toccano perché effettivamente le sento oppure sono una cosa ormonale che mi deve venire il ciclo. Che sicuro voi scommetteteci quanto vi pare che mi viene durante il concerto di Yoonghi. Cioè, ma quanto ci scommettiamo? Stamattina, ragazzi, le lacrime. Che per carità, ogni tanto le lascio fluire perché è anche giusto così. Sapete, io penso di essere una delle youtuber forse più atipiche di tutti, perché cioè mi sono fatta vedere in ogni luogo, in ogni mare, in ogni posto, con ogni faccia, con ogni tipo di roba. E questi giorni sì, non sono stati facili, però lo sapete anche che a me non piace piangermi addosso mai. Cerco sempre di prendermi il mio momento per scaricarmi e poi ricominciare, perché credo sia giusto sfogarsi, ma poi anche no, dire ok basta, adesso reagiamo un attimo. Non pensavo di dirlo, ma questi giorni ho avuto un po' di difficoltà con alcune, sapete, alcune piccole cose che dici sono cavolate sostanzialmente, però poi quando si vanno ad unire ad altre cose, altre cavolatine, sembra tipo una cosa insormontabile, ecco. E mi sono sentita un po' sopraffatta questi giorni dal dover gestire tutte queste cose da sola, però fa parte dell'essere grandi, del crescere. Quando ho intrapreso questa esperienza di venire a vivere da sola all'altra parte del mondo, sicuramente era un punto
appunto che avevo preso in considerazione che potesse insomma succedere. Tantissimo altri mi arrivano i vostri messaggi, la vorrei avere il tuo coraggio, vorrei avere la tua iniziativa. Ma come vi ho sempre detto, in realtà sì, è stata una scelta combattuta, ma per me è stata anche la scelta più facile, perché io seguo sempre quello che mi sento poi dentro, quindi sicuramente questo. Però ci sono dei momenti, ripeto, in cui vi sentite un po' soli e vorreste avere qualcuno su cui contare e a cui più che altro delegare un po' di quelle cose che magari avete in testa, no? Vi ostruiscono i pensieri. Quindi per quanto mi riguarda è solo quell'aspetto lì, che ogni tanto vorrei poter dire: ah, ok, adesso ci penserà. E invece sono qui, mi devo prendere cura da sola di me, di Ami, vabbè, ok, questo lo sappiamo, ma principalmente di me. Sento proprio che in questo momento più che in altri devo proprio prendermi cura di me. Sono quelle cose che percepite voi e provate a spiegare agli altri, anche non lo capiscono, dicono sì, ok, il momento passerà, no? Sicuramente sarà così, però in questo momento, ecco, questo è quello che mi sento. Non che io sia veramente da sola, perché poi alla fine appunto non è così, però è la sensazione. Quando però devo ricordarmi sempre che il mio appoggio, il mio punto fisso, adesso come per il resto della mia vita, sarò io e sarò sempre io. Quando vi dicono siamo nati soli o moriremo da soli, cioè sembra una frase fatta, ma è vero, ed è sempre una cosa, un punto su cui io ho sempre cercato di farvi ragionare, no? Se non ci pensiamo noi a noi, di certo non lo faranno gli altri, cioè non dovete mai aspettarvi che ci sia qualcun altro a farlo al posto vostro. Però lo sapete, mi piace sempre ogni tanto chiacchierare, condividere queste cose con voi. Quindi niente, insomma, adesso sono tra l'altro le 2:22, mi devo asciugarmi i capelli, poi volevo fare un giro. Allora, stasera sicuro non me lo toglie nessuno, proprio perché sono in questo mood, voglio andare in uno dei miei posti preferiti, che, ok, a parte l'isoletta insomma di Nodul, ma vado in un posticino un pochino più vicino, che è il parco quello a Yoido. Quindi mi metto lì e mi metto un po' a guardare il panorama. Ovviamente devo aspettare che si faccia più fresco, perché se no non se ne parla. E prima appunto volevo andare un po' a lavorare col computer, pronta per uscire. Non so, oggi ci ho messo più del previsto a prepararmi, però perché ho asciugato un po' i capelli, poi ho usato la spazzola con la rotante, poi ho usato la piastra, poi ovviamente questa parte è la frangia perfetta come la vorrei, cioè guardate, casca perfetta. Qui no, non ho capito, ogni volta si deve ribellare. Ho cercato un po' di girare le punte, perché ripeto, tanto mi si girano da sole, quindi io già le metto un po' così. Mi faccio vedere qua nello specchietto. Oggi ho provato a mettere questo vestitino, che in realtà allora sotto è una magliettina nera e sopra è quello con le bretelline, perché lo sapete che io e le bretelline non andiamo esattamente d'accordo. Allora, vorrei farvi notare che sono tornata a casa, sto rifilando la mia super cap, eccola qua. C'ho JK in live con la stessa cap di un altro colore. In realtà oggi volevo andare appunto a Yoido, poi alla fine mi sono incontrata con Marco mentre ero con te, quindi ho cenato con lui a Gio. E niente, poi ho detto vabbè, torno a casa, perché già domani è una giornata bella piena e stancante, non mi va di stare fuori troppo, quindi poi insomma capiterà sicuramente che riuscirò ad andarci finalmente. Aspettate che vi faccio vedere la realtà dei fatti qua. Adesso lui non c'è, però capite. E poi vi faccio vedere cosa ho preso qua da Olive Young. In realtà ci sono i sconti adesso, ovviamente, però non potevo prendere troppa roba, quindi ho preso la pietra pomice per il mio tallone. Qua intanto aspettiamo che torni il tizio. La maschera per solo il tallone. Ah, eccolo, he's back, ok. Ora mentre porto Ami a fare una passeggiata, almeno mi fa compagnia. Poi, ho preso queste forbicine perché mi servono per regia, finte che non so più dove siano le mie. Poi le lentine colorate, ho preso queste perché mi ero trovata bene la scorsa volta, solo che non ho mai provato questo colore che dovrebbe essere il più famoso. E ho preso quelle da 13.5 mm, che sarebbe lo spessore del cerchietto, quello intorno all'occhio. Più è spesso e più vi fa l'occhio grande, insomma. Questo qua modello. Questa è la crema balm per il tallone. Vi giuro, non so più che fare, perché ho visto tipo una screpolaturina e vorrei tipo giocare d'anticipo. Non ho capito per quale motivo, non lo so, adesso così, quando mai ho avuto questo problema. Poi invece da Etude House ho preso il foam, questo qua, perché lo volevo provare, ma è un foam cleanser che poi si massaggia e vi viene appunto fuori la foam. Ah, che mi hanno dato qua degli omaggi. Ci sono le pinzette per le lenti e
il contenitorino. Quindi ora ci salutiamo, anche noi oggi ci diamo una buonanotte in compagnia. Comunque questo tizio, allora, l'altro anno, ragazzi, non si sentiva, non si vedeva. Quest'anno è ovunque, sempre, in ogni luogo, in ogni mare, sempre. Ora pure tu su TikTok ci mancava, ovviamente. Quindi ci vediamo domani direttamente con alcune clip dal concerto, per chi interessa, sicuramente ci sarà qualcuno. Eccoci arrivati a tanto atteso il giorno del concerto. Sono già uscita, sono andata a prendere le batterie. Non mi ricordavo quali erano, se le AA o le AAA, quindi nel dubbio ho preso tutte e due. Ho preso qualche snackino veloce dal convenience store. Mi ero ripromessa dopo il concerto di Busan che non avrei più riacceso la mia Army Bomb prima appunto di un altro concerto loro, insomma. Anche perché dove altro avrei potuto usarla, nel senso, nella mia testa era inteso come loro tutti insieme. Però che fai? Non te la porti? Poi l'Army Bomb di JK, oggi che forse c'è anche lui, perché ci sono persone fuori dal Kespo che hanno sentito le prove di Seven. Quindi nulla mai succede per caso, purtroppo. E se sempre purtroppo questa sarà l'eventualità, dovrò assorbirmi sia marito sia fidanzato insieme su un palco. Io non so come me la vivrò questa cosa. Comunque sì, andrò con l'Army Bomb di JK, che vedevo di questo è quello che mi merito. Detto ciò, adesso sono le 10. Io in realtà mi ero detta con Ross di vederci lì a Luna. Io ovviamente ci metto un'oretta per arrivare lì, perché è più vicino casa di Ross, quindi io devo partire appunto tra un'oretta e mezza. Così, prima cosa, devo assolutamente preparare la borsa. Intanto mi tolgo le cuffiette. Sono molto indecisa in realtà, perché mi ero detta, praticamente dall'Italia mi sono portata la borsa, quella dei concerti, come la chiamo io. Vedete che ha tutte le mie spillette, eccetera eccetera. Il problema è che è un po' piccina. E poi oggi sarà la prima volta in cui sto nel parterre, ed è un parterre aperto ovviamente, quindi bisogna stare in piedi, tutte cose. Non voglio averci cavoli della borsa, quindi penso di metterò lo zaino. Ed è anche per questo che dobbiamo andare un pelo prima, perché è anche la prima volta che avremo il VIP ticket, quindi abbiamo anche il soundcheck. Non so come me la vivrò questa cosa. E quindi zainetto, adesso metto le spillette qua sullo zainetto. Ah, e tra l'altro, cosa ovviamente curiosa e affascinante, mi è anche venuto il ciclo oggi, perché io lo sapevo. Cioè, sapete quando una cosa ve la sentite, ovviamente. Quindi devo prepararmi anche questa cosetta con gli assorbentini dentro. Praticamente l'ho portata senza batterie, perché ovviamente lo sapete, quando una cosa non è in uso è sempre meglio rimuovere le batterie. Però c'era scritto qua dentro che sono AAA. Al momento sono ancora un po' così. Sono rimasta molto scottata dall'altra volta che non sono andata, però tutto succede per una ragione, io ci credo. Quindi voleva dire che appunto dovevo andare questa volta, perché vedete, tipo ci sta JK apparentemente. Perché poi io finché non lo vedo ovviamente non ci credo. Poi una batteria me la porto di scorta, che non si sa mai. Eccola attiva di nuovo. Purtroppo non ho una custodia e mi distrugge portarla in questo modo. Ovviamente attacco anche sciocchino. Ecco il mio make up, non make up. Letteralmente ho fatto soltanto un po' di correttore, blush, eyeliner, mascara, solite cose. Sopracciglia, fine. Perché veramente voglio stare dietro a tutto tranne a make up, possibili cose. Cioè, penso il make up più semplice che abbia mai fatto per un concerto nella mia vita. Anche perché non sono mai andata a un concerto in agosto. Quindi ecco, vorrei stare il più tranquilla possibile. Porterò anche l'ombrello. Ecco, una cosa che mi sono scordata e che devo dire a Ross. E oltre all'ombrello ho il mio piccolo ventilatorino. Insomma, almeno ci proviamo. Ovviamente power bank, tutte queste cose qua. Ross mi ha detto, perché lei è già stata al concerto degli Enai per l'altro giorno, che in realtà non serve il passaporto, basta l'alien card. Però io sono previdente, non si sa mai, me lo porto. Allora, non si vedrà niente, ma io e Ross abbiamo fatto un ordine, così lo andiamo a ritirare e finalmente avremo anche la maglia. Comunque sono arrivata a qua alla venue, vi riprendo un po' i bannerini. Fa troppo strano, perché l'ultima volta che sono stata qua sono stata a settembre per il concerto dei Stray Kids, quindi non so cosa aspettare, perché poi l'arena è piccolissima dentro, quindi assurdo. Bello ragazzo, bellissimo. Ora aspetto Ross nel mentre, che sennò qua mi squaglio. Ok, siamo arrivate, qua c'è il merch, stranamente c'è ancora quasi tutto il merch. Qua c'è il nostro pick up, la nostra amica. Caldo, caldo, caldo. Caldo, caldo, caldo. Faccio il balletto, caldo. Caldo, caldo. No, non è questo, Rosalba, caldo. Aria. Ah, caldo.
casca. Vabbè, andiamo a ritirare la dormi bomb. Super sudata, ma siamo nel palazzetto che il nostro caro amico ci ha preso, perché effettivamente fa caldissimo. La nostra amica, abbiamo preso i nostri pass. Non rotta la mia bomba. No, Rosalba, però ti prego. Guardate che bello, il mio primo VIP pass. Morta, se posso dire. Così ora mi metto e cambio questo coso qua dell'armi bombina. Vediamo questa esperienza della manica lunga. Entro quanto mi sono un blocco, lancerò la maglia. Yeah, guarda che slay, guarda che slay, guarda che slay, amica. Guarda che slay, amica. Oh, dietro com'è? Niente. Ah, bianco. Ok, tutto avanti. Però il design è figo. Il design è molto figo. Sì. Siamo firmate qua da Paris Croissant. Rosso si è presa, non ho capito bene cosa, per fare un video, poi lo vedremo. Ovviamente, perché per integrare un po' di zuccheri con questo caldo. Ho preso anche un latte al cioccolato che mi deve arrivare. Mi dispiace per chiunque pensi che questa pasta possa vagamente essere di ispirazione italiana. Io non ci credo. Sta del würstel, della pancetta, melanzane e la burrata che non so, l'hanno vista solo loro. Eppure, la nostra amica sta tirando qua. Mi piace questa situazione. Eccomi! No, basta, mi sta cercando di vendere questo affare. Infernale! Non c'è tutto, mi devo ricalcarmi questo. Ma tu non scrivi un pezzo. Ti io piace. Sì, mi sono ferita, amici, quindi. Loro sono arrivati e hanno avvicinato i nostri tavolini, non ho capito per quale motivo. Hanno deciso che siamo un'unica famiglia, ok. Loro sono le 3:24, noi abbiamo il soundcheck tra un'ora e mezza. Direi che ce la stiamo cavando bene per ora. Siamo entrate, ci siamo messe alla barricata esterna perché io di soffrire onestamente non me la sento. Noi vogliamo stare insieme. Sento così. Io vai vin da sola. Però vedete qua almeno siamo più tranquilli senza stare accalcati, sinceramente. Soundcheck avvenuto. Soundcheck, oddio. Com'è stato? Wow. Bello, lo vedevi? Era lì che si toccava il capello. Tutto perfect con i pori sullo schermo. Volevamo che equipare ancora questa informazione per il momento. Però meglio che lo vediate prima. Ha comprato il signor Alga. Voi vi state chiedendo perché? Ma sei impazzita? Sì. Sì. Però raga, costava solo 5.000 won e io voglio... Letteralmente 3 euro. Che 3 euro? Lo prendi il signor Alga? È molto bello, eh? Voglio metterlo nella mia casa, ok? C'è scritto bene. Io quando sbaglio concerto, ok? Allora... No, non vi... Allora, già vi vedo. Non vi permettete, perché io ho preso questa maglia, l'altra maglia. Per il signor Alga ho pagato solo 3 euro. Per il signor Mini V abbiamo speso tanto. Quindi lasciatemi comprare un bannerino del signor Alga, ok?
casa, sono stanchissima, felicissima, voi non avete idea. Vi giuro quanto mi mancasse una cosa del genere. Cioè, crea proprio dipendenza. Sapere che lo rivivrò un'altra volta domenica è assurdo, quindi adesso, vabbè, ho preso la metro, sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia, ho mangiato una cosina al volo e vi stavo caricando tutte le storie su Instagram. Se ovviamente non avete fatto in tempo a vederle, volete magari una cosa un po' più lunga rispetto a quello che vi ho messo appunto qua nel vlog, ho fatto la cartella in evidenza sul profilo di Instagram. Io e Ross abbiamo fatto un casino, cioè penso quelle intorno ci odiassero. Purtroppo poco mi importa, devo dire, almeno in questi casi. Proprio lui è un artista, vi giuro, impressionante. Tiene il palco in un modo assurdo, vi giuro, mi ha emozionato da subito, cioè appena è entrato proprio, anche già dal soundcheck e tutto. E poi è successo il disastro, perché allora dovete sapere che Burn It è la mia, una forse delle mie canzoni preferite, quindi io ero lì tutta presa che la cantavo, ok, whatever. A un certo punto vedo che lui si accuccia e però sentivo cantare, dico chi cacchio è, perché lui già in America ha cantato la canzone appunto con Max, che è l'altro che l'ha fatta insomma insieme a lui. Guardo sullo schermo e lo vedo, il ragazzo. Vi giuro, in quel momento penso di non aver mai provato una sensazione del genere. Sapevo che sarebbe successo, che c'era l'opzione, che avevano sentito le prove, però finché non lo vedi e non lo realizzi e non lo vivi, ovviamente non ci credi, no? Quindi vederlo realizzare davanti ai miei occhi è stato molto particolare. A un certo punto me lo sono trovata lì. Quindi hanno cantato la canzone insieme, bellissimi. E poi JK ovviamente ha cantato Seven. Non avrei mai pensato nella mia vita mai di sperimentare tutto ciò. La vita è veramente assurda. Contate che io in teoria dovevo andare soltanto domenica, quindi il fatto che sia successo oggi, wow, un caso, caso ha voluto che succedesse ed è successo. Domenica mi capita pure Tony Montana. Ragazzi, io nella vita ho fatto bingo, cioè ve lo dico qui, ve lo dico ora, perché deve succedere questo Tony Montana. Spero non succeda domani, che è l'unico giorno in cui non vado. Se dovesse succedere, ragazzi, io purtroppo avrò finito, cioè avrò proprio finito. Buongiorno ragazzi, oggi giorno 2 del concerto di August D, Suga, Yoongi, come lo vogliate chiamare. Oggi vado prima perché il concerto, il soundcheck iniziano prima. Infatti l'altra volta contate che il concerto è iniziato alle 8, stavolta inizia alle 5, quindi totalmente differente. Infatti adesso mi sono svegliata, stessa cosa dell'altra volta, quindi niente base, tanta protezione solare. Prendo delle cosine al convenience store, così sono già pronta, non devo neanche fermarmi lì. Così arrivo, vado subito a prendere il biglietto, mi incontro con le mie amiche di oggi che non avete mai incontrato. Ieri rosicata pazzesca perché c'è stato Jimin con Tony Montana, mi dovete lasciare stare, ok? Non tocchiamo l'argomento, però vabbè, non si può avere tutto alla vita. Ovviamente io di tutti i giorni che ho preso, proprio quello, lui doveva apparire, ma ok. Quindi oggi chi ci sarà? Nel senso, rimane ancora aperta l'opzione, perché ieri è tornato Namjoon, potrebbe essere lui. Tra l'altro oggi Ross parte, infatti deve andare in Giappone per fare un lavoro. E abbiamo qui il signor Gucci che sarà con noi un po' di giorni, quindi i bimbi adesso stanno facendo la pappina, così io poi oggi appunto li devo lasciare un pochino da soli. Mettermi qua davanti, però sono più avanti, come potete vedere, si vede benissimo. Il problema è che mi si siedono sui piedi, letteralmente. Vedete qua tutta la gente seduta, stavamo io e Rosso l'altro giorno. E piano piano, ragazzi, il mio compito di oggi è arrivare piano piano lì davanti. Vedete, la barricata è stata quella. La persona denunciata a bere l'acqua. Potrei farcela. Come on.
eccomi qua, ieri alla fine sono tornata a casa morta, distrutta. C'era Gucci che aveva fatto un po' un disastro con la pipì in giro, quindi mi sono dovuta mettere a pulire, fare la doccia, insomma tutte le solite cose. Quindi stamattina conclusione, questi due concerti del tour appunto di Day di Yoongi, Suga o così come lo vogliate chiamare, a parte io che non ho più voce, sono stati meravigliosi. Ieri è stato un continuo pianto, cioè infatti non riuscivo neanche a cantare, a urlare come ho fatto ad esempio il primo giorno con Ross, perché proprio il mood era differente. Nel pubblico c'erano Jin e Hobi, si è esibito Namjoon, è stato proprio troppo, cioè tutto troppo. Ci sono stati tanti piccoli riferimenti, come appunto lui che finalmente, quando poi se n'è andato, ha aperto la porta, la famosa porta del video di Amidala, ci ha fatto vedere il tatuaggio, che tutto questo tempo è stato sulla cacchio di spalla. Noi che ci eravamo fatti mille film mentali sulla spalla, vicino alla sua cicatrice dell'operazione, quindi che cuore. Quando ha iniziato a piangere, lì ho avuto un momento di... ho detto, oddio, non ne uscirò più viva, perché è molto raro di base vederlo piangere in questo modo, quindi mi ha fatto molto effetto. Perché allora noi sappiamo più o meno, no, quello che ha passato, quello che c'è dietro, però non lo sai veramente fino in fondo, quindi vederlo proprio così emotivo mi ha fatto capire ancora di più un tassellino di lui, quindi sono stata veramente contentissima di essere andata, contentissima di avervi potuto rendere partecipi in qualche modo anche di questa cosa. Ho fatto appunto le cartelle in evidenza su Instagram, quindi qualsiasi cosa potete andare a vedere lì. Su TikTok anche sto caricando alcuni video. Adesso appunto mi riprenderò un attimo questi giorni. Oggi mi metterò a montare appunto questo video, così lo potrete vedere il prima possibile. Io vi mando un bacio, per questo video è tutto e vi aspetto al prossimo. Ciao!